Però credo sia importante inquadrare questa serata nell'ambito di questo percorso che ha già citato Marco, il Comune per i beni comuni. Dal 2009, inizio del mandato di questa amministrazione, come Comune, in generale come Comuni, ci troviamo di fronte a mille difficoltà, soprattutto in termini, a mio giudizio, di risorse, ma anche di autonomia. E ecco che allora, come amministrazione di Sant'Orso, abbiamo messo, soprattutto nell'ultimo periodo, al centro del nostro agire la ricerca di un nuovo ruolo per il Comune. E, constatato il fallimento, almeno in questo momento, della democrazia rappresentativa, almeno come è concepita finora in Italia, e siamo convinti che il Comune invece possa e debba diventare il luogo e lo strumento dove sperimentare nuove forme di partecipazione, a partire dai bisogni, dalle istanze e dalle ispirazioni della comunità. E secondo noi il Comune lo può fare perché è rimasta probabilmente l'unica istituzione che è ancora vicina al cittadino. E forse, magari poi Diamanti su questi suoi dati potrà confermarsi o meno, una delle poche o uniche istituzioni in cui il cittadino ha ancora fiducia. Siamo convinti che questo nuovo modo di fare politica debba passare attraverso la democrazia partecipativa. E siamo altrettanto convinti che queste sperimentazioni e laboratori di democrazia partecipativa possano aver successo attorno alla pratica dei beni comuni. E questo è stato ampiamente dimostrato dal referendum sull'acqua bene comune, che ha mobilitato milioni di italiani e di italiane, e grazie appunto a un'altra forma di democrazia diretta, il referendum che per troppo tempo era rimasto inutile. Ecco che allora il nostro percorso di beni comuni è fatto di incontri pubblici, ma anche di tentativi di passare dalle parole ai fatti. Ricordo alcune esperienze pratiche che abbiamo messo in atto negli ultimi tempi, piccole ma secondo me significative: l'orto comune, Sant'Orso in tradizione e il corso che inizierà a fine ottobre di Cucina degli Avanzi. Sono e siamo convinti che stasera Carlo Petrini e Lu Diamanti faranno fare un ulteriore salto di qualità per un passo avanti in questo nostro camminare, fatto di domande a cui solo tutti insieme riusciremo a dare qualche risposta. Concludo ringraziando tutti quelli che hanno reso possibile questa serata, in particolare gli uffici del Comune, sempre molto attenti ed efficaci, chi ha permesso di portare qui tra noi stasera Ivo Diamanti e Carlo Petrini, Coppa Adriatica che ci sostiene in modo importante in tutto il percorso, e DIY Magazine che stasera sta facendo la diretta web della serata. E noi siamo ancora convinti, a differenza di qualcun altro, che la democrazia partecipativa si fa con gli sguardi e con le strette di mano. Però credo che anche gli strumenti innovativi possano avvicinare la politica a nuove persone. Grazie e buona serata.